15 agosto 1977. Nelle prime ore del mattino, Herbert Kapler, responsabile del massacro delle fosse ardeatine, della razzia del ghetto di Roma e di numerosi altri crimini nella Roma occupata dai nazisti, fugge dall'ospedale del Celio, dove è stato trasferito a causa delle sue gravi condizioni di salute. L'indignazione dell'opinione pubblica porta alle dimissioni del ministro della difesa, Vito Lattanzio. Accertato l'arrivo di Kapler in Germania, il governo italiano ne chiede la restituzione, ma le autorità tedesche la rifiutano sulla base di un articolo della Costituzione tedesca che vieta l'estradizione di un cittadino tedesco. D'altra parte, per poter trasferire Kapler al Celio, il governo italiano aveva cambiato il suo status legale da detenuto a prigioniero di guerra, garantendogli così il diritto alla fuga. Lei, Kapler, è un uomo rassegnato? Innanzitutto, io non ho mai visto in questo, per me, in questo mio stato, un castigo vero e proprio. Anzi, non sempre, ma quasi sempre sono stato grato per questa possibilità che mi è stata offerta ad uscire da tutti i legami che tutti loro signori e altri sono imprigionati. Cioè, questo stato di cose mi ha offerto a diventare me stesso, a ridiventare me stesso, a ritrovarmi sempre sotto l'aspetto e religioso e senso del senso cosmico. Allora lei è religioso? Sì. Signor Kapler, lei ha una profonda convinzione religiosa? Potrebbe sembrare arrogante se rispondessi con un chiaro sì, ma spero di sì. Signor Kapler, lei si sente una vittima? Mai sentito una vittima. Herbert Kapler, 23 anni fa. Era tenente colonnello delle SS, comandante della polizia tedesca nella capitale. Davanti a lui, fu detto, tremava tutta Roma. 23 marzo 1944. Una squadra di partigiani attacca un gruppo di tedeschi in via Rasella. Muoiono 32 soldati. Hitler in persona ordina la rappresaglia. 10 italiani per ogni tedesco ucciso. Kapler inizia la ricerca affannosa dei 320 ostaggi da fucilare. L'elenco comprende detenuti politici ancora in attesa del processo, ebrei, persone arrestate in via Rasella, la cui unica colpa è stata quella di trovarsi sul luogo nel momento dell'attentato. Tra questi vi è anche un ragazzo di 15 anni. Durante la notte muore un altro tedesco rimasto ferito a via Rasella. Kapler, di sua iniziativa, aggiunge all'elenco altri 10 nomi.